Quanti di noi sono passati da questa rasatura a questa qua? Credo in tanti. Ma qual è la domanda che ci facciamo spesso quando compriamo questo attrezzo? Ma quanto costa la ricarica? Anche di qua facciamo lo stesso ragionamento, però c'è una differenza. Il divario sta che qua ne compri 4, 5 e qua ne compri quasi 100. Perché quello che ti voglio raccontare oggi, anzi più che altro vorrei ragionare insieme a te, ma veramente conviene comprare appena inizio la rasatura tradizionale una stecca? O conviene più comprare il pacchettino singolo? Secondo me il pacchettino singolo è quello che ti conviene di più. Al di là del fatto del costo veramente basso, molto 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 basso rispetto a un rasoio. Logicamente si parla di una lama singola, mentre qua compri tutta la cartuccia, la cosa, tutto, compri tutto e paghi tutto. Ma il ragionamento mio è: conviene conservare una stecca e acquistare all'inizio subito perché te l'hanno consigliata addirittura una stecca? Secondo me no, questa è una piccola mia perla che ti voglio regalare dicendoti che la lametta in generale, se poi cambi i rasoi, non si comporta sempre alla stessa maniera perché viene modificata dalla geometria del rasoio. Ti sembra strano, ma è così. Ho trovato spesso e volentieri molto piacevoli, per farti un piccolo esempio, le Shark, che anche io ho una stecca, ma me ci trovo bene, quindi sono andato sul sicuro. L'ho trovate differenti da un rasoio all'altro. In definitiva, le utilizzo solo per alcuni determinati rasoi e per alcuni no, perché già so che potrebbe andare male. Però considera anche un altro fattore, che condizioni di pelle hai in quel giorno che ti radi e la quantità di barba che devi portare via. Ma più che altro, se la barba è di 1/3 giorni, stai tagliando dei ciocchi di legno. Quindi di conseguenza dovresti utilizzare una lametta un po' più rigidina. Un altro esempio che ti faccio, anche queste, le Gillette Platinum, me le trovo molto bene, le ho acquistate, ma le utilizzo su determinati rasoi. Quindi il mio consiglio è: non ti compra subito la stecca appena inizia. Compra il pacchettino singolo, lo provi e vedi come va. Se ti trovi bene, fai l'acquisto sensato per il discorso del risparmio. Non ti pensavi mai che ti faccio un video del genere, eh? Dopo di forte, non te aspettavi. Lo sai che c'è? Dopo un po' sono spazio da noi. Meglio sta a casa, non me ne retto. Vabbè, da me è tutto e come dico sempre, buoni acquisti, buone sbarbate da Luca. Ho lasciato la sigaretta della.